see our beautiful ship for a few moments. Thank you so much. Thank you. Welcome in. No, no. Which one of the morning? Buongiorno. La tradizione marinara. Che l'Italia è molto più grande delle nostre paure. Che l'Italia è molto più bella delle nostre preoccupazioni. Che l'Italia è molto più capace delle nostre minacce. Noi oggi viviamo un racconto costante di noi stessi che non è il racconto che fanno fuori da qui. Fateci caso. Quando noi diciamo non fare l'italiano all'estero, pensiamo sempre a qualcosa di negativo, a uno che fa il furbo e supera la coda, non sta in fila, non fare l'italiano a uno che cerca di trovare una strada per svicolare, ma fare l'italiano all'estero e per la stragrande maggioranza di noi è un concetto di grandissimo valore, è tenere insieme un passato fatto di meraviglia, arte e cultura a un presente, sì, che è un presente di rinascimento industriale. E allora in questo momento in cui si cerca di giocare alla meno, qualcuno cerca di far credere che è tutto finito, che l'unica strada è la disperazione e l'urlo, beh, io credo che l'inaugurazione di questa nave sia un simbolo, o meglio, il cambio bandiera. Abbiamo ammainato la bandiera italiana, abbiamo alzato la bandiera dell'armatore, ma vi invito dal profondo del cuore, come Presidente del Consiglio, di issare ogni mattina la bandiera italiana. So che lo fate con il vostro lavoro, so che lo faremo dando un messaggio di speranza. Non ce lo chiede il nostro passato, ce lo chiedono i nostri figli, e per loro costruiremo un paese sempre più bello, sempre più capace di vincere le sfide e sempre più capace di dare un orizzonte di speranza a questo territorio. Grazie, in bocca al lupo e allenamento in pompa. Consiglio dei Ministri! E sei, cosa detto? Ho detto mai avanti bene il governo. Sì. Siamo un applauso. Oh, Dio!
Ecco.